mito, Paolo Di Cagno. No, mito no, però. Insomma, come no, voglio fare il modesto. Nella settimana del derby Perugia-Ternana. Ah, ecco, poi siamo capitati proprio a puntino. Beh, speriamo bene, no? Innanzitutto, io lo chiedo, speriamo bene sicuro. Innanzitutto, voglio chiedere un tuo ricordo di un tuo derby negli anni '80. È bello, bellissimi, bellissimi. Pieno di colore, mi ricordo solo fuori casa che fummo beffati gli ultimi minuti sull'uno pari, non perdemmo quella partita, vincevamo 1-0, per cui c'è, rimase quel rammarico, però la curva piena dei tifosi in trasferta che coloravano di rosso verde, tutto lo spazio, era uno dei miei primi ricordi da professionista vero, perciò è quello che ha acceso in me la voglia ancora di più di continuare con la professione di calciatore per cercare di dare e ricevere gioie dai tifosi in generale. Adesso non ti chiedo un pronostico naturalmente per il derby di domenica a Perugia, perché meglio facciamo. Ecco. Le cose stanno andando, diciamo, bene, perciò non rischiamo con i pronostici. Segui un po' la Ternana. Beh, seguo, sì. Purtroppo anche le vicissitudini, i problemi degli ultimi anni, soprattutto quest'anno con la penalizzazione, però insomma mi sembra che qualcosa abbiamo rosicchiato e dobbiamo ben sperare, perché la squadra insomma si sta ben comportando. Ho avuto un piccolo calo con la Torres, ho visto che magari a livello di ritmo non c'è stato, ma il campo era bruttissimo, ho visto quella partita, perciò qualche scusante ci poteva essere, però quando la recuperi anche così con un po' di sorte vuol dire che le cose funzionano, vuol dire che l'energia positiva te la stai creando con l'atteggiamento, e Abate sta facendo un bel lavoro. Grazie Paolo. Niente.